Ciao a tutti, bentrovati. Anche se la scorsa settimana purtroppo non ci siamo potuti vedere per come mancare mio zio, però ancora di più in questi momenti mi rendo conto quanto c'è bisogno di fare conoscere la vera pace, la vera gioia che è Gesù. Questa sera a raccontarcelo è l'amore di Dio, sarà Francesco, che ho conosciuto l'anno scorso grazie a Simone e Antonio a Caserta. È una gioia vedere come tanti giovani sono al servizio del re, il vero re che è il re per eccellenza, il re dell'amore che è Gesù, e noi siamo onorati di servirlo. Io lascio direttamente la parola a Francesco che ci racconterà ciò che Dio ha fatto nella sua vita. A te la parola. Ciao a tutti ragazzi, buonasera e pace per chi conosce questo saluto. E voglio raccontarvi brevemente un po' della mia storia, quella che è stata la mia storia. Io sono nato in una famiglia non cristiana, anzi tutt'altro. Mio padre era un boss della camorra e morì pochi mesi prima della mia nascita, no, pochi mesi dopo la mia nascita, avevo all'incirca 3 mesi. E mia madre aveva il fratello di papà che frequentava una comunità per tossicodipendenti e lei puntualmente lo accompagnava, e questa comunità era la Bethel, quindi era un centro di recupero che si occupava di tossicodipendenza, però con un'impronta molto cristiana. E un giorno una signora regalò una Bibbia a mia mamma. E anche se mia mamma forse non l'ha quasi mai aperta, e ce l'aveva a casa così come una sorta di soprammobile o portafortuna come tanti ce l'hanno, insomma. Sono cresciuto per la maggior parte, cioè sono cresciuto anche nella mia adolescenza con un'etichetta che tutti mi affibbiavano. Purtroppo, essendo il figlio di un boss, avevo tanti amici ma pochi veri, e le persone si facevano un'opinione di me anche se magari non mi conoscevano. E il fatto che queste persone avevano nei miei confronti questo tipo di atteggiamento ha fatto sì che dopo un po' ho iniziato a credere a quello che mi dicevano. E questo mi ha portato una frustrazione, perché durante il periodo adolescenziale, dove ci fu una forte crisi economica all'interno della mia famiglia, mi trovai completamente solo, perché puntualmente, come ho detto prima, gli amici che avevo magari si risultavano meno amici quando ti trovi in queste situazioni. Ed è stato lì che ho iniziato a cercare Dio. Ho iniziato a leggere quella Bibbia che a mia mamma gli avevano regalato, anche così, senza che nessuno mi dicesse niente, però dentro di me era nato il desiderio di cercare Dio. E ogni volta che aprivo quel libro mi parlava in continuazione. E non solo mi parlava, ma senza che me ne accorgessi stava trasformando la mia vita. Non frequentavo più certi posti. Non cercavo più l'appagamento in certe cose, e la cosa che mi toccò più profondamente, perché vivendo una vita mondana e essendo che frequentavo ta tante ragazze, un giorno, come era quasi mia abitudine fare, uscì insieme a una ragazza e feci quello che era solito fare, però questa volta era molto diverso perché sentivo il peso di quello che avevo fatto rispetto alle altre volte. E ricordo che iniziai a piangere così forte e non riuscivo a dire nulla, ma soltanto aiutami. E quando pronunciai quella parola ebbi una visione, come se qualcuno riuscisse a guardarmi, riuscivo a guardare dall'alto, come se qualcuno avesse ascoltato la mia voce. E anche se lì per lì non capivo quello che era successo, ma da lì a poco lo capì, perché giocando a calcio mi feci male al quadricipite destro e iniziai a fare delle terapie.
il terapista che mi assisteva era cristiano, e di cui parliamo di Antonio, il marito di Simona, che è stato prima citato, e lui iniziò a parlarmi di Gesù, e anche se io già leggevo la Bibbia, e iniziò a frequentare la chiesa con lui, e ad ora, grazie a Dio, sono 6-7 anni che ho conosciuto Gesù, e la mia vita è stata completamente trasformata da giorno per giorno, non da un giorno magari all'altro, ho migliorato, c'è stato uno stravolgimento iniziale, ma giorno per giorno con la sua presenza riusciamo sempre a migliorarci e smussare quegli spigoli che bisogna essere smussati per somigliargli sempre di più. Anche questo, diciamo, questo peso che ti sei portato, no? Perché alla fine si dice sempre: non scegliamo noi di nascere e dove nascere. Però io penso che anche le persone che ti circondavano, sia prima che ora, hanno visto la differenza e possibilmente hanno visto anche che magari, cioè, per l'uomo, no? Ormai chi nasce in una maniera deve vivere per forza in una maniera, in un contesto, ed è difficile che ti sradichi da quel contesto. Però veramente si è potuto vedere la differenza di come il piano che il nemico aveva per te e invece il piano che Dio aveva per te. Perché avevo letto qualche tempo fa una frase che diceva: Dio ha un piano per te, ma anche il diavolo ha un piano per te. Ci sta a vedere tu a quale piano vuoi aderire, no? E qui, quando Gesù poi si è fatto conoscere nella tua vita, come si dice, l'amore proprio ti ha preso, e ad oggi servi anche il Signore con Eagles Generation. Se ci vuoi raccontare qualche cosa per quanto riguarda Eagles Generation, qualche testimonianza in particolare, che cosa fate, che cos'è il progetto? Certo, noi serviamo per strada, magari dirò una cosa che non piacerà a qualcuno, però è una sorta di chiesa ambulante. Noi, come era quella di Gesù, noi giriamo per le strade con un programma inizialmente per bambini, però prende ogni fascia d'età, facciamo riunioni in casa e con i genitori, con gli adolescenti, abbiamo fatto un progetto calcistico dove abbiamo raggiunto diversi adolescenti e non ci fermiamo, insomma, siamo aperti e flessibili a qualsiasi fascia d'età, non abbiamo uno standard e tutto per raggiungere le persone con il Vangelo come Gesù anche ci ha perché ordinato. Tante volte si inizia con i bambini proprio, anche sono un bellissimo mezzo per entrare nelle case, ma non per entrare nelle case, detto così sembra qualcosa di brutto, ma per entrare nelle case a portare Gesù proprio, perché attraverso i bambini che ricevono ancora meglio la parola di Dio, no? Perché almeno io ricordo che ai miei tempi proprio per me non esisteva il dubbio, esisteva solo che quello che io chiedevo a Dio, io ero sicura che Dio lo faceva perché mi amava. Così i bambini riescono a trasmettere anche quell'entusiasmo, no? Quella fede in Dio quando lo conoscono. Sì, Sì. difatti è più semplice, tra virgolette, seminare all'interno di un cuore di un bambino che magari per un adulto bisogna prima sradicare qualcosa dal cuore e poi piantare qualcos'altro. Quindi è un lavoro non più semplice, ma più efficace sotto certi punti di vista. Però, ecco, iniziare con i bambini magari ci dà la possibilità anche di questa pubblicità, soprattutto per la mamma al sud, fatta dai propri figli su magari di persone che sono lì anche a giocare con loro, a farli divertire, ma cosa più fondamentale di
insegnargli dei valori e dei principi che possano trasformare la traiettoria della loro vita, magari incuriosisce qualche genitore dicendo: voglio conoscere questi ragazzi. Ed è quello che ci è successo. E l'ultimo evento che abbiamo fatto, abbiamo contato 100 bambini e una cinquantina da adulti, ed è un programma che va avanti da poco più di 6 mesi, quindi vi immaginate il risultato che stiamo avendo, non per le nostre abilità ovviamente, ma per la grazia di Dio. È cosa di meraviglia. Spero che nasca e si espanda per tutta l'Italia, perché a volte si dice, no, che la Chiesa non deve poggiarsi troppo sul sociale, ma il sociale può essere un mezzo deve essere un mezzo per portare Dio ai cuori, per far conoscere Dio, perché comunque sia mostrando l'amore di Dio con le opere, con la praticità, tu poi puoi parlare di Gesù, perché glielo stai già dimostrando Gesù con il tuo amore, con il tuo esempio, andando a prendere gli ultimi, gli emarginati, perché mi sembra che voi anche siete in quartieri comunque sia non proprio quelli in, no? Andate un po' dappertutto, non escludete dei quartieri, anzi, proprio dove ci sono le esclusioni ci siete voi, perché cercate proprio di fare quello che faceva Gesù, di andare da chi non ci andava nessuno. Sì, esatto, sono questi i quartieri che maggiormente frequentiamo, ma diciamo perché veniamo da quei posti e quindi riusciamo a relazionarci forse più facilmente al momento con quelle persone, ma magari c'è sicuramente nel nostro cuore anche raggiungere altri tipi di quartieri che forse sono meno malfamati, ma comunque tutti abbiamo bisogno di Gesù. Quelli là, il ricco e il povero, sicuramente impareremo a relazionarci anche con persone che magari hanno bisogni diversi, non bisogni meno importanti. Ma come dicevi prima, per quanto riguarda il sociale, certo è che la nostra base è spirituale, perché noi partiamo con l'idea del cambiamento, con le virtù dello Spirito Santo, consapevoli che la potenza dello Spirito Santo può cambiare le vite delle persone e cambiare anche la storia di una nazione. E tante volte può succedere questo anche con un cambiamento di una singola persona, può succedere il cambiamento all'interno di una nazione. Quindi noi andiamo avanti così. Il sociale non è nient'altro che il bisogno che ha un certo tipo di comunità o un certo tipo di luogo, di paese. Quindi quando vediamo il sociale, più che vederci qualcosa di nullo, credo che come cristiani abbiamo la responsabilità di vederci un'opportunità e la dobbiamo sfruttare, perché non sappiamo quante ce ne capiteranno. Amen. Sono d'accordissimo, anche perché avevo letto il libro di Bill Wilson, la storia di Bill Wilson, che veramente mi ha toccato profondamente, perché alla fine, da una vita distrutta, già da adolescente, da una singola persona, come dici tu, il Signore poi ha veramente creato un'intera missione, cioè che si è andata a espandere in tante nazioni, non in una sola nazione, e attraverso la quale Dio ha salvato tanti bambini, tanti adolescenti, ma anche tanti genitori e tante persone. Perché alla fine lo scopo è far conoscere Cristo. E i mezzi possono cambiare, i modi, ma la parola è la parola, e quindi noi dobbiamo predicare la parola. E anche se cioè voglio incoraggiare magari chi è che ci sta ascoltando, che già ha fatto un'esperienza con Dio, no? Di chiedersi: cosa ho nelle mani? Cosa posso fare per il Signore? Qual è la mia passione? Poter trasformare la propria passione al servizio del Re. Per esempio, per Francesco è un bravo calciatore, gli piace giocare a calcio. E con il calcio, perché alle volte si dice sì, ma che c'entra il calcio? E intanto con il coinvolgere nel calcio altri ragazzini,
li chiama per il calcio e poi rimangono a parlare di Gesù. Si parla di Gesù, nel frattempo si sta assieme, oppure poi si organizza una merenda assieme, qualcosa assieme, ma con il semplice anche prendersi un caffè a casa di una vicina. Ogni scusa deve essere buona per poter parlare di Gesù. Tante volte sento dire io non so che fare per Gesù, mi sento inutile. In realtà nessuno è inutile. A tutti Dio ha dato almeno un talento, ha dato almeno qualcosa da fare per la sua opera, quindi diamoci da fare perché veramente Gesù sta per ritornare e se pensiamo a quello che ci aspetta, alla presenza di Dio è qualcosa di meraviglioso. Alle volte quando si dice Gesù sta per ritornare, qualcuno gli viene l'ansia perché dice Gesù sta per ritornare. Allora, se noi siamo dei cristiani e abbiamo veramente conosciuto Gesù, dobbiamo essere felici a pensare che Gesù sta per ritornare, perché saremo in un luogo meraviglioso, glorioso, pieno di pace, di gioia, non ci sarà più il dolore. Quindi a pensare questo dovremmo desiderare che veramente le persone che ci circondano popolano il regno di Dio assieme a noi e che nessuno possa morire senza aver conosciuto Gesù, nessuno possa rimanere così condannato all'inferno o senza avere la pace di Gesù nel suo cuore. Quindi se noi pensiamo a questo e pensiamo alle cose del regno ancora di più dovremmo metterci all'opera per parlare di Gesù perché i vari ragionamenti che ci sono, le politiche, tutte cose, sì, sono cose che possono essere interessanti, ci possono interessare, ma alla fine ciò che conta è una cosa sola: avere la pace di Dio nel proprio cuore e avere Gesù nel proprio cuore, che lui è il passaporto per il cielo. Lui sicuramente non guarda le persone dall'alto in basso, ma li guarda proprio che lui ci porta veramente vicino al suo cuore per farsi conoscere da ciascuno di noi. Ti volevo invitare a fare una preghiera per noi. Se hai qualcos'altro da dirci, ti senti in cuore di dire qualcos'altro, puoi dire. Sì, io per quello che stavi dicendo prima, anche per aver citato Pastor Wilson, leggevo un po' di tempo fa la storia di un giudice nella Bibbia che si chiama Samgar, e è una storia molto interessante. Si trova in Giudici capitolo 3, se avete la possibilità leggetelo, molto interessante. E racconta di questo giudice che aveva un pungolo di bue tra le mani, quindi qualcosa che all'apparenza era molto piccolo. Però c'è scritto che con quel pungolo di bue liberò una nazione. E quindi quello che Dio ti ha dato non lo devi disprezzare, anzi, lo devi usare e con qualcosa anche di piccolo sei capace di cambiare una nazione, come è successo a Samgar. E Pastor Bill Wilson, che è stato citato prima, in una delle sue testimonianze disse: tutto quello che sapevo fare quando ho iniziato era portare un pulmino. E poi dopo ho scoperto gli altri doni. Quel poco che sai fare, se lo inizi a fare per Dio, scoprirai anche gli altri doni. E oggi quel ministero conta più di 220.000 persone raggiunte col Vangelo in tutto il mondo. Quindi, in più, Gesù si è detto: beati coloro che saranno trovati ad operare quando ritornerò. Quindi, non ci preoccupiamo tanto di quando Gesù sta per ritornare, preoccupiamoci più che quando ritornerà ci troverà ad operare. Se vi ringrazio per questo tempo e sono stato veramente onorato di stare con voi. Grazie Deborah, spero di rivederci presto, al più presto per Ci vedremo condividere sicuro un po' di tempo presto. insieme. E ora pregherò per tutti noi. Signore, grazie. Grazie per questo tempo, grazie per quello che stai facendo attraverso questa diretta in questo momento, Padre. Voglia tu, Signore, incoraggiare le persone a mettersi a disposizione, a prendere il proprio posto lì dove le hai poste, Padre, e fare ciò che tu le hai chiamato a fare. Padre, possano sperimentare la tua presenza in questo momento, possano, Signore, avere consapevolezza della loro identità di figli, Padre, e operare, Signore, nei doni che tu gli hai dato. Signore, e per le persone che ci stanno ascoltando per le prime volte, Padre, voglia tu, Signore, raggiungerle, voglia
voglia tu farti conoscere, Padre, e fargli scoprire la tua paternità, Signore, quello che magari in questo tempo manca, Padre, una figura su cui poggiarsi, un qualcosa di solido, Signore, ma tu, Padre, sei la roccia su cui possiamo edificare l'intera nostra vita, Signore, e essere sicuri che non cadremo e non barcolleremo, Padre. Grazie, Signore, per questo tempo. Benedicici, Padre. Resta con noi perché abbiamo bisogno tanto di te, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. È stato un piacere, Francesco. Grazie a tutti per essere stati presenti. Ci vedremo la prossima settimana con un'altra testimonianza di ciò che Dio ha fatto e continua a fare nella vita delle persone, perché ricordiamoci che tutto può cambiare, ma Dio rimane sempre l'onnipotente Padre d'amore. Alla prossima settimana.